L'intervento nasce da un impianto concettuale mutuato dalla forma musicale della fuga, che si sposa con l'ambiente e le sue scansioni spaziali e muove da un progetto di intervalli regolari fra i segni basici di sua creazione, disposti in rapporti prestabiliti sia nella linea orizzontale di continuità di visione sia nella loro proporzione, segnala Marzia Ratti. La metafora con cui Tyler appunto descrive il suo gioco aritmetico, matematico, filosofico è quella della musica, che con 7 note riesce a creare composizioni infinite con un grande processo di astrazione. Queste strisce rosse sono ampiazzate in un ritmo che è uguale e una struttura che rispetta una chiave di 5x8 con un modulo di 5. Movimento per me è molto importante. Qui si vede questa fuga con un movimento. Movimento significa anche cambiamento e cambiamento significa anche speranza. L'incontro di Seiler con La Spezia prevede inoltre alcune azioni creative negli spazi urbani, già attuate altrove, fra l'altro nella sua Norimberga, contributo particolarmente caldeggiato dalla politica culturale del CAMEC, che intende aprirsi alla città. Curata da Marzia Ratti, la mostra rientra nelle attività nate dalla sinergia e dalla collaborazione con Bayreuth, città gemellata con La Spezia, e si può visitare al CAMEC, Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, fino al 5 settembre 2010, da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica e festivi dalle 11 alle 19, chiuso lunedì.